Cari colleghi, benvenuti e benvenuti a una nuova rubrica che chiameremo Top Producer Book, ovvero noi andremo a vedere quelli che per Simone Rossi sono stati i libri più impattanti e che io vi consiglio vivamente di leggere. Non sarà solo un riassunto di questi libri, ma bensì noi andrò all'origine delle mie idee. Per me i libri sono sempre stati una fonte di ispirazione perché mi accendevano delle lampadine. Mi accendevano delle lampadine che poi io dovevo andare a affrontare, verticalizzare nel mio settore, eccetera, eccetera, perché i libri dell'immobiliare li ho scritti e basta, appunto, non è che ce ne sono tanti. Per cui io partivo da alcuni concetti che venivano da altri mondi, altri settori, altri tempi, eccetera, e in qualche maniera dicevo, cazzo, questo è da approfondire. Per cui passeremo alla rassegna nel corso di questo periodo, ok? Nei prossimi mesi, quelli che sono i libri che per me hanno avuto un impatto. Vi farò vedere da dove sono nate molte delle attività e del successo di quello che è stato nel campo immobiliare per me, nell'attività della formazione, eccetera, eccetera. Allora, partiamo dal concetto iniziale. Per assicurarsi l'assenso dei propri clienti, si possono sfruttare degli schemi psicologici. La tendenza a ripagare i debiti contratti, la volontà di mostrarsi coerenti e allineate al comportamento della maggior parte delle persone, l'apertura verso coloro che appaiono magari più simpatici ai nostri occhi, più autorevoli e anche la paura in qualche maniera che ci può essere nel momento in cui c'è un prodotto che ti interessa ma che possa finire prima di essere riusciti a ottenerlo e portarlo a casa. Per me fu un'illuminazione perché mi permise di capire innanzitutto dove stavo sbagliando. Questo libro mi diede almeno 10 suggerimenti su come, per esempio, modificare il mio open house, che io facevo già ai tempi, ok? E trasformarlo però in una macchina perfetta per acquisire nuovi incarichi, per vendere più velocemente, aumentare le commissioni e diminuire in maniera drastica anche i tempi di incasso. Ok? Per me da qui partirono molte robe. Allora, innanzitutto ragazzi, due cenni su il buon Cialdini e le armi di persuasione. Allora, Cialdini, in qualche maniera, è andato a comprendere quelle che sono le tecniche di persuasione che sono dietro ai comportamenti delle persone, anche se non se ne accorgono. Sfruttare in qualche maniera le armi della persuasione a proprio vantaggio. Chi è lui? Lui è uno psicologo, ragazzi, è un ricercatore e dell'Università dell'Arizona, è appassionato da sempre di psicologia sociale, in particolare lui si è dedicato tantissimo ad approfondire tutto quello che riguarda, poi lo spiega nel libro, i meccanismi di condizionamento, i meccanismi di persuasione, i meccanismi di negoziazione. Cialdini è super famoso a livello internazionale, nonché, poi soprattutto dopo l'uscita del libro, uno degli speaker più richiesti in assoluto al mondo. Per questo è ospite di tanti speech, tante università, tante aziende, Harvard, Stanford, l'IBM, e la Coca-Cola, eccetera, eccetera, eccetera. Però io voglio partire da un esempio, ok? Tutti gli animali, ragazzi, esseri umani compresi, si lasciano ingannare da quelli che sono i propri istinti. Le femmine del tacchino, ragazzi, non so se lo sapete, sono delle madri fantastiche finché i loro piccoli fanno chip chip. Questo rumore, chip chip. Se non emettono questo suono, ragazzi, questi pulcini vengono letteralmente maltrattati, uccisi, ed è così. Alcuni scienziati hanno fatto un test veramente interessante, hanno provato a nascondere nel nido, ok, una sorta di registratore, ok, ed era stato messo dentro una puzzola impagliata, vada a memoria, ok? Che è un nemico, ragazzi, in assoluto tra i più agguerriti dei tacchini. Però dentro questa puzzola era stato messo praticamente un microfono che indovinate cosa emetteva? Chip chip. E indovinate cosa ha fatto la mamma tacchino? Se n'è presa cura. Se n'è presa cura come se fosse un pulcino. Questo ci sembra ridicolo. Farsi ingannare così facilmente da un segnale. Eppure, ragazzi, anche noi umani attuiamo molto spesso degli schemi fissi di comportamento ed azione. Il mondo, ragazzi, è un ambiente straordinariamente ricco di stimoli e per fare, ovviamente, fronte a tutta questa roba sono necessarie delle scorciatoie mentali, degli stereotipi. Ovviamente non è che funzionano sempre, ma gli errori a cui portano sono comunemente accettati. Perché i benefici, ragazzi, sono
decisamente maggiore rispetto a quello che potresti incorrere nel momento in cui applichi uno schema mentale. Ma proprio queste scorciatoie mentali in qualche maniera ci spingono a quelli che sono i sei principi che lui spiega, noi probabilmente ne spiegheremo cinque, quelli più importanti, della persuasione, che è alla base di questo libro. Perché i sei principi della persuasione giocano proprio su far fare al nostro cervello quella scorciatoia, quel salto, anche se sbagliato, e per questo utilizzatelo, ragazzi, con grande cura, ok? Perché io credo in una roba. Questi principi a me hanno cambiato la vita nel momento in cui io ho sempre ragionato, però, ragazzi, sul lungo periodo, ok? Per cui io so che questa roba qui, nelle mani sbagliate, può creare dei problemi, ma vi bruciate, perché comunque la farete franca il primo anno, il secondo anno, ma poi dopo vi bruciate. L'etica, ragazzi, è quello che preme sul lungo, ok? C'è un grande potere che c'è in questo manuale, ok? Soprattutto se ve lo spiego in maniera precisa e da dove in qualche maniera voi potete sfruttarlo nel vostro lavoro, ok? E in qualche parole quello che andrò a fare sarà come spiegare per la madre del tacchino perché sentire un chip chip in mezzo alle sue piume gli fa scattare un ragionamento diverso. Non ragionerà minimamente su quello che sta succedendo, anche se non è un suo pulcino, ma dal momento in cui emette quel suono magico e boom, parte lei. Allora, quali sono, ragazzi, questi sei principi della persuasione? Sono reciprocità, coerenza, riprova sociale, poi abbiamo il piacere, l'autorità e per finire la scarsità. Ora, noi non siamo sorpresi, ovviamente, che questi siano elementi di persuasione, perché lo dimostra il fatto che siano anche molte leve del marketing che si vedono costantemente. Quello che vi insegno sempre è che quando voi studiate tante cose, finite a semplificare, finite ad avere equazioni che includono dentro più dati, più cose, e questa potrebbe essere in qualche maniera una di queste. Partiamo dal primo principio, reciprocità. Questa è la prima leva, dove in qualche maniera fonda le sue basi appunto dalla reciprocità. Immaginate questa scena di essere cresciuti in un gruppo circoscritto di persone, diciamo dalle 30 alle 80 persone. Quindi tutte persone che in qualche maniera si conoscono, hanno rapporti, tutte persone che in qualche maniera condividono quello che è la propria vita in un villaggio ipotetico abbastanza piccolo dove tutti si conoscono. In questo mondo, che è il mondo che ha visto in qualche maniera per lungo tempo quello che è stata l'evoluzione del genere umano, ok? La leva della reciprocità era fondamentale, perché era il collante stesso di quel villaggio, di quella società, di quella cultura. Immaginate voi se un giorno non siete riusciti ai tempi a cacciare, ok? Nulla, zero, avete preso cappotto. Invece il vostro vicino di casa arriva e vi offre un po' della propria selvaggina perché giustamente vuole farvi mangiare, non morire di fame, eccetera, eccetera. Il giorno dopo voi invece cacciate, lui invece prende cappotto e voi non gli offrite nulla. Cazzo, non siete reciproci, ok? Non siete stati reciproci. E quindi che cosa succede? Che state mettendo una sorta di crepa in quella società, in quel villaggio, perché lui il giorno dopo non vi offrirà nulla, anche se voi non avete cacciato. E piano piano, ragazzi, il villaggetto si dividerà in due fazioni. Persone che pensano che voi abbiate ragione, oppure persone che pensano che voi non abbiate ragione, ma ragione il vicino. Quindi, col solo fatto di mancare questa leva, il disattendere, di essere in qualche maniera degli ingrati, fa succedere i gran casini. Ora, come si applica la reciprocità nella vendita? La reciprocità nella vendita si applica magari partendo con un dono o magari un pensiero, ok? Su questo principio si basa la base, ok? Gioco di parole, del rapporto che ho con i miei clienti passati, con i miei centri di influenza, ovvero persone che fanno il mio nome con fiducia nei confronti di persone durante un pranzo, una cena, un'aperitivo, che dicono, oh, sai, sto pensando di vendere, allora confermati.
cazzo, vai da Simone, non buttarti nella giungla degli agenti immobiliari, ok? Voi sapete, ragazzi, che i migliori agenti al mondo e i miei migliori studenti acquisiscono il 70-80% dei loro incarichi da segnalazioni di clienti passati e centri influenza? Questo, ragazzi, è un dato fondamentale, perché tra le azioni, e sono esattamente 10 quello che spiego nei miei percorsi, che devo fare sulla lista di queste persone, clienti passati, centri influenza, io sostanzialmente cerco sempre di mantenere una sorta di credito nei loro confronti, ok? Cioè loro con me sono a debito di qualcosa. Le persone coerenti sono persone da seguire. Le persone invece incoerenti sono persone da non seguire, veramente in qualche maniera, per come veniamo formati, siamo quasi alla stregua dei tossici, detto per farvi capire il concetto, non perché voglio offendere nessuno. Che cosa significa, ragazzi? Immaginate di cercare di prendere dei sì da una persona. Anzi, immaginate di fare un'intervista a una persona, di parlare a una persona e di chiedergli a questa persona determinati dati personali, fai sport, vai al cinema, eccetera, eccetera. Immaginate che questa persona risponda di sì a tutto. Cavolo, fa sport, va al cinema 3 volte alla settimana, fa un sacco di cose, una vita smeralda, ok? E immaginate di rispondere voi a questa intervista. Per essere più interessanti, rispondete sempre sì a tutto, perché spesso le persone quando si descrivono edulcorano molto la... edulcorano si dice, vabbè, quello che è, molto la propria vita. Si raccontano un po' di robe e mentre però tutto questo accade, mentre tu stai rispondendo sì a tutto, alla fine di questa intervista chi ti è di fronte, sai cosa fa? Ti vende un abbonamento a un tot di euro al mese per gli accessi in palestra, al cinema, eccetera, eccetera. E voi che gli avete raccontato che fate tutte queste robe qui vicino alla città, lo siete un po' così, però lui insiste, guarda, dopo tutto quello che mi hai detto, io ti faccio risparmiare un sacco di soldi con questo abbonamento. E la realtà è che tu quelle robe non le fai, però le hai raccontate. E ora è troppo tardi. E allora sapete cosa succede? Che voi quell'abbonamento lo firmate. Tu dici, ah, ma Simone, una storia? No, è la verità. È una roba che è successa in America, ok? Un'azienda ha fatto centinaia di migliaia di dollari seguendo questo principio. Ti intervisto, fai il figo e poi ti vendo l'abbonamento. Ok? Il gioco d'azzardo, cambiando discorso, è una macchina da soldi, perché sfrutta al 110% il principio della coerenza, e ve lo dimostro, quello è anche definito il bias dello scommettitore. Se tu sei un giocatore di slot, un giocatore di poker, anche se leggermente diverso perché lì, vabbè, però il bias è lo stesso, ok? Un giocatore qualsiasi, anche di gratta e vinci, di lotterie, hai speso dei soldi, magari sei andato in negativo perché stai perdendo, ma tu diventi una persona che si convince piano piano di dover recuperare la perdita, di dover scommettere ancora di più perché devi recuperare i soldi che hai perso. Come va a finire lo sappiamo, il banco vince sempre. Apre e chiudi parentesi, ragazzi, sul tema di lotterie e sul tema dei gratta e vinci. A me capita spesso di guardare le persone che comprano con una certa compulsività i gratta e vinci. Sono delle povere persone. Ok? E il gratta e vinci che cos'è, ragazzi? Per chi ne fa un abuso. Il gratta e vinci è un sistema che ha ideato lo Stato per far pagare la tassa ai poveri. Quelli che pagano meno tasse, in realtà lo Stato le va a recuperare dal tema dei gratta e vinci e della lotteria. Guardateli negli occhi e guardate se secondo voi quelli sono persone su una scala sociale, economica, di cultura, posizionato in alto e basso. Vedrete che sono molto posizionati in basso e sfruttano questo meccanismo perfetto, perché quelle sono le persone perfette a cui lo Stato vuole recuperare due soldini. Allora, questo principio, ragazzi, è anche molto diffuso negli agenti immobiliari, che io conosco, un'azienda di formazione, ragazzi, faccio l'agente da 26 anni e so quali sono questa coerenza sbagliata che hanno gli agenti. Ascolti, io Simone faccio questa roba da 10-20 anni, ma dal momento che la faccio ormai da 10-20 anni, non posso ammettere che è sbagliata, mi dovrei dare del coglione. E quindi non sono disposti a guardarsi allo specchio e dirsi non so un cazzo, ok? E lo studio esplicita quanto sia la coerenza, e in questo caso chiamerei anche la leva della coerenza, nel libro è spiegato bene, lui la chiama la teoria dei piccoli passi, ok? Che è basilare per ottenere risultati enormi. E ve lo spiego un pochino meglio. Lo studio parte dalla richiesta di mettere
questo è un esperimento che hanno fatto sempre negli Stati Uniti, un mega cartellone, ragazzi, enorme, ok? Fuori nella recinzione delle case che erano di fronte alle strade di grande passaggio, ok? E questo cartellone era sulla guida sicura. Ora stiamo parlando veramente di un cartellone ingombrante, alto più di 2 metri, largo 3. Ok? Ovviamente, ragazzi, come ha risposto le persone che gli citofonavano per dirgli vogliamo mettergli il cartellone 3x2 nel recinto? La quasi totalità delle persone ha detto ciao, non lo faccio. Ma in realtà l'esperimento non era questo. L'esperimento inizia da adesso. Lo sperimentatore richiede a queste stesse persone di mettere all'inizio un cartellone, ok, molto più piccolo, per cui cambia persone, non lo richiede alle persone che le aveva chiesto prima, cambia zona, però va sempre in una situazione di ville, case, con una recinzione fronte strada, e non parte da una richiesta di un cartellone 3x2, ma gli dice posso montare un piccolo cartellone dove c'è scritto sì un bravo guidatore, molto più piccolo, diciamo, non mi ricordo le misure, 20x35 centimetri, molto poco ingombrante. Risultato, l'80% dei proprietari delle case dice sì, ti faccio fare questa roba qui. Al che cosa succede? Dopo 2 settimane, il nostro bastardello torna dalle case dei signori e sfruttando il principio della coerenza, gli chiede di poter mettere un cartellone al posto di quello dei 30x40 un po' più grande. Non tanto di più, diciamo 80x1 metro. Le persone però, a questo punto, almeno la maggioranza di loro, per rimanere coerenti al primo sì, dicono sì anche in questo caso al cartellone un po' più grande. Cosa succede? Dopo 2 o 3 settimane il nostro eroe torna nuovamente da quei proprietari col cartellone intermedio e gli chiede di mettere un cartellone 3x2. E per fargli ancora più partecipi della roba, gli dice che la gente, grazie a questi cartelloni, cavolo, veramente in quella zona sta guidando in maniera migliore, ci sono meno contravvenzioni, meno casini, meno incidenti. Per cui quello che lui sta facendo è aiutare veramente la comunità. E indovinate cosa succede? Che la maggior parte delle persone dicono va bene. Vedete che cosa è successo, ragazzi? Che in qualche maniera queste persone, tutta questa pappardella si traduce solo perché per mettere un cartellone più grande dal giardino sono dovuti partire da un cartellone più piccolo. Ragazzi, l'83% delle persone aveva detto inizialmente no al cartellone grande, mentre ora più del 70% delle persone ha detto sì al cartellone grande dopo che sono passati però dal piccolino e dall'intermedio. Cosa dimostra questo concetto? Dimostra che se vendete prodotti complessi, prodotti dove in qualche maniera o servizi dove le persone sentono un peso nel fare questa roba, ok? Dovete capire che dovete utilizzare la leva della coerenza come una sorta di leva dei gradini. Per andare da un punto A a un punto B spesso non si può fare con un unico gradino. Servono diversi gradini e quello che voi dovete fare è utilizzare questi gradini, creare questi gradini, capire che le persone non entreranno mai da un punto A andranno a un punto B senza la necessità di metterci un C, un D e un F in mezzo sotto forma di gradini. Bene, a me dove mi è stato utile questo aspetto? Per me è stato molto utile nel capire che da quando senti un cliente per la prima volta che devi vendere e a quando tu gli chiedi la firma per l'incarico, no? L'incarico devono esserci un sacco di gradini intermedi. Perché la forma, nel capire che da quando senti un cliente a quando chiedi la firma, devono esserci tanti punti intermedi. Perché in qualche maniera, per molti, fare un gradino unico, un super gradino, non è impossibile da scavalcare, ragazzi. Il mio processo di acquisizione ha subito delle variazioni dopo che io ho studiato approfonditamente questa leva. Io ho un appuntamento di acquisizione, un processo di acquisizione che prevede almeno 6 piccoli step. Ok? Io utilizzo almeno 6 step dove lui deve pronunciare la parola sì alla fine. Le è chiaro il ragionamento? È d'accordo con me? Ha capito perché le sto proponendo questo? È tutto ok? Bene. Nel momento in cui io strappo tanti sì, ok? Quando io vado a chiedere la firma per l'incarico, ragazzi, è molto più semplice. Diventa molto più... Io dico che l'incarico è una fisiologica conseguenza di questi 6 step precedenti. Beh, io ragazzi vi dico una cosa.
dopo che tu davanti a un cliente, dopo solo i 20 minuti, tu gli chiedi la firma, io credo che tu abbia dei problemi, ok? E nel momento in cui tu invece prepari tutto questo processo con tanti sì prima di chiedere una grande sì sotto forma di firma dell'incarico, e io sono convinto che tu hai il 99,99% di possibilità di prenderlo quell'incarico, se fai tutto bene hai una lista in presentation anche tu. Per cui, dopo questo principio della coerenza, ripeto, tanti gradini, non devi correre a casa del cliente, devi metterci degli step in mezzo, devi fargli pronunciare dei sì, devi coinvolgere in ogni step per fargli capire che non devi chiedere subito la firma, devi fare dei passaggi, ok? Andiamo a un altro principio, ragazzi, che è la prova sociale, la riprova sociale, che è una delle leve più forti. Immaginate di essere su una strada e immaginate di essere a un incrocio con 200 persone. A questo incrocio 200 persone. Quindi ovviamente stiamo parlando di tantissima gente. E tutte queste persone si sono messe d'accordo l'una con l'altra e iniziano a fissare in alto, ok? Guardano il cielo così, tutte 200. Cosa faresti tu? Fisseresti il cielo anche tu. Ma perché questo avviene? Questo avviene perché noi siamo animali sociali. Siamo animali che tendono ad avere lo stesso comportamento degli altri animali, poiché sanno che mantenere i medesimi comportamenti aiuta la socialità degli animali stessi. Quindi se tutti scappano, è nostra natura avere come primo impulso lo scappare anche noi. Poiché questo in natura era una cosa che ovviamente salvava la vita, salvava il culo. La natura si basa enormemente sulla riprova sociale. Se una gazzella vede le altre gazzelle scappare, credetemi sulla parola, scapperà anche lui. Non ragionerà minimamente al pensiero, ma chissà da cosa stanno scappando. Buona, devono scappare. È vicino a me, non è vicino a me, non so di cosa si tratta, ma io semplicemente scappo come loro. Se così tante persone apprezzano questo prodotto, perché tu non lo apprezzi ancora? Se tutti vengono da me, in qualche maniera, qui sotto a questa palestra, perché tu non sei ancora venuto da me? Ecco, queste sono tutte cose che fanno leva sulla riprova sociale, cioè sul fatto che noi siamo animali sociali, che ci spingiamo in maniera evolutiva a seguire quello che fanno gli altri. Questo cosa significa? Che significa che in natura, se tutto il gruppo passa da una parte, se tutto il tuo gruppo corre, se sta accadendo una cosa e tu la ignori, tu la pagherai. Bene, come ho applicato questo principio nel concreto? L'ho applicato, ragazzi, nella strategia principe di vendita, che è l'open house. C'è una grande differenza nel dire ho un cliente interessato o fare in modo che il cliente veda che ci sono 10-15 persone che come lui stanno aspettando di vedere la casa. Siete d'accordo o no? Cambia tutto, cambia tutto. Io proprio non capisco, ragazzi, oggi chi non fa dell'open house, ve lo giuro, non lo capisco. E parla uno, ragazzi, che per 15 anni non ha fatto open house, ma faceva solo visite singole e attraversava la città come un coglione per clienti che poi arrivava davanti all'appartamento e diceva ascolta, bello, ma cerco tre camere in più. Boom! Ero morto dopo un'ora. Ero morto. L'open house, ragazzi, è un processo che se fatto correttamente, io ne ho fatti più di 400, per cercare di metterlo a punto, settarlo e fare in modo che sia una strategia che metta a leva al 1000 per 1000 la riprova sociale, all'ennesima potenza, è venuto fuori una macchina perfetta. Le persone, e vi invito a ragionare e poi lo vedremo, ahimè sono scimmie, scese dagli alberi, non pensate tanti anni fa, rispetto a ciò che noi pensiamo, ragazzi. Cioè, guardate che ragionando al contrario, andando all'indietro, guardate che la scimmia che eravamo non è così tanto lontano, per farvi capire che noi siamo ancora condizionati da quello che sono i nostri istinti. Quindi, ragazzi, il fatto che noi siamo molto influenzabili da tutte queste armi della persuasione diventa ancora più chiaro quando ci si rende conto di quanto è ancora influenzabile piccolo l'uomo, di quanto noi ci sopravvalutiamo nel pensarci come essere uomini perfetti, ma siamo molto vicini ancora alle scimmie. Questa è la verità, ok? Andiamo, ragazzi, alla quarta leva, ok? La quarta leva è il piacere. Arriviamo appunto a questa leva che ha delle sfumature molto interessanti. Io con piacere non intendo piacere fisico, ok? Ma piacere inteso come piacere alla persona che hai di fronte, ok? La leva del piacere è quello che possiamo basare, ok, da quelli che sono stati degli studi
importanti che hanno avuto a che fare con l'effetto halo, con la H davanti. Cos'è l'effetto halo? Che non viene citato in questo libro, ma vi voglio condividere, ok? Questo è importante per farvi capire cosa abbiamo di fronte. È stato mostrato sia da un punto di vista di carriere che da un punto di vista di giudizio davanti a un giudice di una giuria, che le persone piacevoli, persone esteticamente di buon aspetto, persone curate, vestite bene, e persone in linea con il giudicante, venivano giudicati in maniera più morbida, venivano aiutate, avevano vite completamente diverse, proprio per quanto sia importante quello che viene definito a leva del piacere della persona che è di fronte. Ok? Cioè venivano condannati a meno anni. La persona che è di fronte spesso decide se fare affari o non fare affari con te, di darti l'incarico o non darti l'incarico, prima ancora che tu apri la bocca. Per questo, ragazzi, l'abito fa il monaco. Ma non è una questione solo di abito, l'abito, l'atteggiamento, il modo di fare, la capacità di relazionarsi, tutto questo intendo fa il monaco, che è tutto ciò che in qualche maniera la PNL insegna. Allora, per quanto riguarda la PNL, ne ho già parlato, per me è una discarica di feccia, ok? Blindata di feccia, ma ogni tanto ha qualche pepita d'oro che noi dobbiamo sfruttare. Una di queste pepite d'oro è l'importanza di empatizzare con le persone, creare rapporto con la persona che hai di fronte. Poi ci sono un'altra serie di robe che sono delle cazzate atomiche, inapplicabili, roba da robot, fuori dal tempo. Ma la capacità di scendere nel dettaglio, nella comprensione, nel mettermi nella condizione di capire chi hai di fronte come persona, di farlo sentire capito e in qualche maniera più familiare, di farlo sentire a casa, di farlo sentire compreso, fa sì che tutto funzioni meglio nel rapporto con questa persona. Ma perché esiste? Perché da ciò che ci sembra familiare ci pesa maggiormente nel ricevere dei no. Perché nel mondo in cui siamo cresciuti, ragazzi, nel mondo in cui si è evoluto quello che è l'essere umano, il dire di no alle persone dello solito rango, alle persone del solito gruppo, creava in qualche maniera degli attriti che potevano danneggiare tutta la comunità. Questo cosa significa? Significa che le persone si sono evolute non per generare tensioni, si sono evolute per dire sì al suo simile, per dire no invece a quelli che sono gli estranei. Ok? Io credo che se tu non prendi del tempo per trovare quello che io chiamo, ragazzi, il ponte di affinità con il cliente, tu prima di incontrare una persona, tu devi studiarla questa persona, ok? Prima di incontrarla, e se tu vai lì e pensi già, insisto, le obiezioni, stai ragionando come un venditore del 1970, tu devi investire del tempo nello scoprire quelli che sono dei punti di interesse comune con la persona. Pensieri simili, pensieri comuni, hobby comuni, e cavolo, prima di un appuntamento d'acquisizione lo devi fare, ok? Tu in qualche maniera non puoi concentrarti solo su di te, non puoi concentrarti solo sul dover infilare un incarico in mano a un proprietario, non puoi concentrarti sullo spingere, l'insistere, calca, ricalca e guida, oppure ragazzi scene cosmiche, le abbiamo fatte tutti per tanti anni, io per tanti anni l'ho fatto e non me lo vergogno, però a un certo punto me ne sono anche accorto, cioè quando entriamo e c'è il gatto, che bello il gatto. Ragazzi, è quello che hanno detto gli altri 99 agenti prima di entrare in casa di quel cliente, quando sono entrati in casa di quel cliente. Cioè, è quello che hanno fatto gli altri 100% delle altre agenzie che sono venuti prima di te. Ok? Io insegno, nella mia parte di acquisizione, i modi per creare i ponti di affinità. Farli emergere nel momento giusto, con la delicatezza giusta, con la pacatezza giusta. Uno dei miei libri preferiti è di un tale Joe Girard. Ragazzi, è nella lista dei primati per numero di auto vendute. Io da quel libro, poi ne parleremo più avanti, ho imparato tutto. 13.000 auto vendute negli anni 60-70, ok? Un traguardo assurdo. Se leggi il libro, come ha fatto questo venditore? Aveva uno schedario con tutti i dati di ogni singolo cliente che acquistava un'auto, ok? Con tutte le preferenze, compleanno di moglie, marito, nonno, nonna, figlio, figlia, amante, aveva tutto. Lui gli faceva chiaramente capire ogni volta che ci entrava a contatto che lui apprezzava
la vita della persona. Apprezzava quello che faceva, apprezzava le sue scelte, glielo ricordava ogni mese. Così che anche se lui non fosse stato nelle condizioni in quel mese, in quell'anno di comprare l'auto, indovinate in un futuro dove avrebbe comprato quell'auto? Dal grandissimo grande Joe. Perché è proprio così che funzionano queste leve. La leva spesso deve essere giocata in anticipo, poiché quando arriva il momento che il cliente deve comprare una cosa, lui deve avere già chiara qual è la decisione, da chi devo andare. Se vi è stata fatta una persuasione precedente, la decisione è scontata. Io andrò da Simone a vendere casa, manderò mia zia a vendere casa da Simone. Ma perché? Perché io sono rimasto in contatto con questo cliente per sempre, ok? E soprattutto tutte le volte che lo sento, ragazzi, io mi segno anche cosa mi dice. Se mi dice, cavolo, ho la laurea di mia figlia, cavolo, io mi informo com'è andata la laurea, ok? Lo faccio, ragazzi, non contro la mia natura, perché se sei in quella lista, io di te, in qualche maniera, ho un interesse. Io ho visto esattamente, ragazzi, questo principio, non entro nell'aspetto politico, ragazzi, vi prego, non mi commentate con delle cazzate sotto, ok? Però quando Berlusconi faceva faceva il costruttore, guardatevi il documentario su Netflix, Berlusconi giovane, ragazzi, era incredibile, lui aveva uno schedario atomico, ok? Il buon Berlusconi aveva uno schedario atomico, dove dentro aveva qualsiasi tipo di informazione da parte di persone che avevano comprato casa con lui, piuttosto che persone influenti, importanti, cioè lui sapeva le date del compleanno, le date di nascita, tutte queste robe qui, in qualche maniera lui aveva sempre un'affinità con le persone, ok? Arriviamo al principio 5, l'autorità, è l'ultimo che trattiamo. È un principio che a me personalmente ha colpito tantissimo, perché questo principio mi ha acceso una lampadina su un concetto che poi ho approfondito e mi sono formato da alcuni dei migliori al mondo che trattassero il marketing relativo a questo concetto. Che ti piaccia o no, i tuoi clienti sono condizionati, cioè subiscono una certa influenza inconscia, subconscia, di fronte a una persona celebre e conosciuta. Abbiamo tantissimi casi di persone senza particolari competenze o qualità, che sono però arrivate a ottenere determinati risultati in diversi campi, ok? Senza magari avere le migliori competenze, ok? Attenzione, tu non sto dicendo che devi tenerle nascoste queste competenze, ma quello che ti sto dicendo è che non bastano solo queste. Le persone, infatti, non capiscono i clienti la competenza allo stesso livello che lo comprendi tu. Non sono in grado di valutare due agenti immobiliari, a meno che ci sia uno scappato di casa, uno forte lo capisco, ma due forti non riescono a capire quello che è un po' più forte. Ma invece quello che comprendono molto bene è la celebrità di quella persona. Devi catturare la loro attenzione, creare interesse e dare alla gente quella spinta in più per fare affari con te invece con qualcun altro. Per esempio, il tuo posizionamento dovrebbe essere estremamente chiaro. Le persone fanno fatica a identificarsi con te e a capire perché dovrebbero sceglierti. E quindi è molto importante che questo principio tu lo applichi nella maniera corretta. Noi abbiamo dei corsi che spiegano tutta questa roba qui, però ricordati che devi diventare forte nelle competenze, ma non ti accontentare solo delle tue competenze, perché altrimenti diventa difficile per i clienti capire se tu sei un po' più bravo di quello, sì o no. Ragazzi, spero che questo contenuto vi sia piaciuto. Armi della persuasione, lasciatemi dei commenti sotto e ci vediamo al prossimo contenuto. Guardate in descrizione, ci sono tanti dettagli. Se vuoi avere approfondimenti sul tema della mia formazione, eccetera, eccetera, trovi tutto sotto il video. Alla prossima e ciao!